Pomeriggio ci troviamo all'oratorio San Domenico Savio al Grest 2010 con il signor Antonino, vengo da Reggio Calabria, sono religioso monfortano e da poco ecco mi trovo qui a vivere questa esperienza, la mia prima esperienza come Grest. Come dicevo, sono religioso monfortano, infatti studio a Roma, però non vengo ecco da molto lontano. Il mio paese si chiama Archi, di Reggio Calabria. Ah, ecco, i nostri vicini. Sì, paesano. Con molta gioia ecco, voglio vivere questa esperienza, che soprattutto questa esperienza credo che mi darà molto. Più che io dare, riceverò tantissimo. Certo. Riceverò molto da questa esperienza perché vedo già l'ambiente che ci circonda, che è molto allegro, ecco, gioioso. Poi ci sono belle persone, molti ragazzi che è disponibile a collaborare. Io appunto mi do una mano adesso a padre Claudio, è la mia prima esperienza come Grest. Quindi in bocca al lupo. Grazie, perché nella mia parrocchia ecco, non è che si fanno delle attività, giochi, ma un po' diverso rispetto a queste iniziative che qui vedo che ogni anno si svolgono con un tema ben preciso e vedo che i ragazzi anche partecipano, i bambini sono molto entusiasti e sentivo appunto che non vedono l'ora che arrivi questo periodo per vivere questa esperienza e stare tutti insieme. Scusa Antonino, tu sei molto giovane, volevo chiederti una cosa. Sì. Innanzitutto, com'è nata la tua vocazione e secondo te che cos'è la vera fede in Dio? Allora, la mia vocazione è nata sentendo una volta un sacerdote che parlava in TV. Cioè, io avevo lasciato la chiesa dopo aver ricevuto il sacramento della comunione, sì. Un po' piano piano allontanato. E questo sacerdote una volta parlava appunto dell'importanza di vivere l'Eucaristia. Ah, il corpo di Cristo. Amore che Dio che si dona, ecco, Cristo Gesù nel pane spezzato per noi. E quelle parole mi hanno toccato, le ho sentite mie. E allora ho incominciato ad avvicinarmi alla parrocchia, a vivere la mia fede. E da lì poi ho incontrato diverse associazioni come la Legione di Maria, che è un movimento di laici che vive la nostra spiritualità monfortana. E lì ho conosciuto appunto gli scritti del Monfort, che mi hanno appassionato tantissimo. Come il Trattato della Vera Devozione, che è il più grande scritto del Monfort, che parte attraverso questa, vivere la vera devozione a Maria, scoprendo il proprio battesimo, vivendo il proprio battesimo. E poi da lì ho cominciato il mio cammino col padre spirituale per vivere la mia fede e soprattutto scoprire cosa il Signore vuole da me, il mio progetto, il progetto di Dio su di me. Tu mi dicevi che cos'è la fede in Dio. La vera fede in Dio. La vera fede in Dio. La vera fede in Dio è soprattutto rispondere all'amore che Lui ha dimostrato per noi. Certo, il suo sacrificio. Il suo sacrificio, ecco, che ha mandato suo figlio su di noi. E soprattutto questo amore va dimostrato poi anche concretamente, perché la fede non è un qualcosa di astratto, ma va vissuta concretamente, soprattutto dimostrata nelle piccole cose, che dalle piccole cose che si costruiscono le cose grandi. Esatto. E quindi vedo proprio la vita di comunità. La vita di comunità è un vivere la propria fede, essere testimoni lì, nel proprio ambiente. La fede di Dio è vivere il proprio rapporto intimo, personale, di preghiera, ma anche comunitario. Certo. Quindi io penso che non c'è una formula, la ricetta dice questa è la formula segreta per vivere assolutamente. La fede di Dio. No. Ma è un rapporto con Dio e con gli altri. Io penso sempre, vedo nella mia vita di cammino di conversione, che la conversione non finisce mai. Non vuol dire che uno sia seminarista, ma giorno per giorno si cresce in questo rapporto col Signore, accompagnati da Maria. Sì. Maria è quella guida sicura che ci può aiutare a crescere nella fede, lei che è stata fedele. Ed avvicinarci a suo figlio, esatto. Gesù. Senti, volevo chiederti una cosa, che tanti giovani domandano dell'aldilà, di quello che accadrà dopo la morte, di questa vita terrena, cosa accade dopo la morte. Tu che idea hai da credente e da persona comunque normalissima? Allora, io penso che già inizia da qui il paradiso. Ah sì? Sì, perché tutto dipende da noi, da come viviamo. Una volta un sacerdote, che adesso è vescovo, ha detto così: il paradiso è già qui sulla terra. Già inizia da qui. Poi un domani il nostro pellegrinaggio si conclude,
allora ci presenteremo di fronte a Dio. Sì. E allora l'aldilà, Dio ci accoglierà. Il suo figlio Gesù, che ha versato il suo sangue per noi, intercederà presso il Padre, e Maria Santissima, che ci ha guidato nella via della nostra vita in questa terra, ci condurrà per mano al suo figlio Gesù e a Dio Padre, e quindi entreremo nel regno dei cieli. Però già da qui bisogna vivere questo impegno, a pensare che dice vabbè, ora qua faccio quello che voglio, poi no, ma c'è una giustizia. Iniziare a vivere il nostro piccolo. Sì. Perché la beatitudine inizia da qui, cioè con il rispetto degli altri, amare chi ci sta accanto, come i santi stessi ci insegnano, che i santi erano uomini come noi, che hanno vissuto le nostre stesse situazioni di difficoltà, di crisi, sofferenze, di problemi, di sofferenze, eppure sono un esempio, perché hanno avuto un abbandono totale. Ecco, la fede è proprio questo abbandono totale nelle mani di Dio. Sì, sai, ci sono alcune parabole che ho letto su Gesù. Ad esempio c'era un apostolo che diceva: lascia, Signore, che io possa andare a seppellire mio padre, sì, e poi ti vengo, sì. Detto, lascia che i morti seppelliscono, sì. I morti. Cioè, questa è già una frase che mi ha colpito parecchio personalmente, perché esiste Gesù e poi viene il resto. Sì, perché seguire Cristo non è un fatto secondario. In qualsiasi ambito, sia io come persona consacrata che qualsiasi persona di famiglia, padre di famiglia, madre di famiglia, il seguire Cristo è aderire alla sua parola. Sì. Cioè, non vuol dire che non bisogna rispettare chi ci sta accanto, il genitore o la famiglia, però il Vangelo è esigenza, però soprattutto è amore, quindi è un amore totale. Cioè, non è, io se scelgo questa strada devo scegliere tutto, non a parte, vabbè, ti seguo però, sì, io pongo pure le mie condizioni. No, invece è il contrario. Seguire Cristo è seguire pienamente Lui. Sì, è ovvio. E poi è chiaro che sono sempre delle scelte difficili e la porta è sempre stretta. Sì, ogni scelta comporta delle difficoltà e delle rinunce. Non è che c'è la scelta migliore, ogni scelta. Ma soprattutto io penso, quelle rinunce, quando uno fa una scelta e quella scelta ti causa quella gioia nel cuore profonda che non ti sai spiegare, allora quella è la tua strada. E anche se fai delle rinunce, le vivi con serenità. Certo. Non le vivi con sacrificio. Esatto, non le vivi con sacrificio, perché senti che quella scelta che hai fatto, come quella mia, come quella di chi si sposa, che fa altre scelte, è che ti prende la tua vita e che soprattutto risponde alla chiamata del Signore. Ho capito. Antonino, ti auguro una buona permanenza a Samo, sei stato molto, molto, diciamo... Grazie a voi, grazie dell'accoglienza, e mi auguro veramente di vivere questa esperienza in vostra compagnia e di dare tutto il mio meglio. Prima di concludere voglio salutare due miei confratelli che hanno vissuto l'esperienza qui dell'oratorio l'anno scorso, e sono Miguel, che si trova in Angola. Ah, sì. A quest'ora fa il birichino mare, sì. Sicuramente. E anche Carlos, che si trovano lì in Angola, e Christian, che ha vissuto una settimana qui a Samo, che si trova a Zagabria, e tutti gli altri confratelli sparsi nelle varie comunità, nelle varie case e nelle loro famiglie. Quindi dal sito www.tuttosamo.it un saluto agli amici che ci seguono attraverso la rete e ai tuoi amici, appunto, che stanno in Angola. Dimmi. Ecco, ciao Gianluca. Io ho conosciuto Gianluca, che sì, è una persona veramente speciale, in gamba. E poi mi ha promesso che faremo una bella tarantellata. Sì, sicuramente. Con canetta e tamburello. Vuoi salutare Miguel? Ciao. Ciao. Lui è la vera testimonianza, che veramente è un ragazzo che ha molta fede. Sì, sì. Veramente. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Grazie.